L'audizione informale in videoconferenza del dottor Paolo Emilio Signorini nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, nomina numero 69. Avverto che l'audizione sarà trasmessa in diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Do la parola al dottor Signorini per lo svolgimento della relazione, invitandola a contenere l'intervento in un tempo massimo di 10 minuti. A lei la parola, dottor Signorini. Buongiorno, grazie, un saluto a tutti i componenti della Commissione. Ho condiviso, spero si veda, una breve presentazione. Non so se riuscite a farla scorrere. Ok, dovete farla scorrere voi. Perfetto, perfetto. Allora, partirei, ho considerato anche 10 minuti, dirò veramente le cose salienti di ogni slide. Questa è una visione abbastanza chiara dell'andamento dei traffici negli anni di vita dell'autorità di sistema. Vedete che i traffici sono andati molto bene nel 2017, sia come totale merci che come container che come passeggeri. Bene anche nel 2018, nonostante che ci sia stato il crollo del Ponte Morandi ad agosto. Nel 2019, per effetto anche del crollo, abbiamo comunque mantenuto i traffici. Cosa è successo nel 2020 con il Covid? Lo vedete abbastanza chiaramente. Gennaio-ottobre 2020 c'è stato un vero e proprio tracollo dei traffici, soprattutto passeggeri. Se guardate la colonna gennaio-ottobre 2020 vedete che c'è stato un meno 46% traghetti, meno 88% crociere, complessivamente circa meno 15,8 sul totale merci. Questa è di nuovo una serie storica negli anni di vita dell'autorità di sistema portuale delle entrate tributarie. Voi sapete che le entrate correnti dell'autorità di sistema sono le tasse e i canoni. Le tasse si declinano, lo vedete, in 4 voci fondamentalmente. Le tasse vanno un po' di pari passo con i traffici. 2017 sono cresciute nel 2018, abbastanza, insomma, cresciute ancora levemente nel 2019, nel 2020 vedete di nuovo il profondo scalino a causa del Covid. Siamo scesi a 43 milioni perché abbiamo avuto la sospensione della tassa di ancoraggio e la riduzione della sovrattassa ancora per effetto del Morandi, togliendo, diciamo, all'ordo di questi sconti. Scendiamo da 57 milioni nel 2019 a 48 milioni nel 2020. Speriamo di tornare a 51 milioni nel 2021. Questi sono i canoni. I canoni fortunatamente non hanno risentito ovviamente direttamente dai traffici, sono in costante incremento. 2019 erano 35 milioni, nel 2020 37 milioni, nel 2021 39 milioni e riteniamo che intorno ai 40 milioni possa essere la cifra stabile nei prossimi 4 anni. Nell'ambito delle spese correnti, voi vedete, erano 53 milioni nel 2017, stimiamo nel 2021 76 milioni. Le principali voci di incremento delle spese correnti sono il contenzioso, noi abbiamo molte cause di amianto, la voce spese per servizi di pubblica utilità, vigilanza, illuminazione, pulizia specchi acquei e spese per il personale. Sul personale vi invito a guardare il quadrante in alto a destra per capire cosa è successo anche per effetto della unione delle 2 autorità di sistema, Genova e Savona. In questi anni abbiamo avuto 114 assunzioni su una forza lavoro che al momento della nascita nel 2017 era di 263 persone, parliamo quasi del ricambio del 50%, cessazioni per il 96 unità, abbiamo un saldo positivo di 18 unità, però abbiamo ridotto il costo pro capite del lavoro e ora abbiamo 281 persone con un aumento delle persone laureate e più specializzate. Le entrate in conto capitale è un'altra slide abbastanza importante per capire come si alimentano poi le entrate dell'autorità del sistema. Abbiamo già visto le entrate correnti, nelle entrate di conto capitale è ovviamente molto forte il ruolo dello Stato e quindi del Parlamento, quindi è anche un ringraziamento che facciamo a voi, perché se guardate le principali voci d'entrata, noi abbiamo avuto contributi della legge di bilancio per il 2019 per effetto del crollo del Ponte Morandi, 200 milioni di euro per il triennio successivo che scade nel 2022, abbiamo avuto contributi recentemente sempre su un riparto di risorse del MIT per interventi di cold ironing, circa 30 milioni, cold ironing è l'elettrificazione delle banchine. Abbiamo avuto 64 milioni di euro sempre nella legge Genova a valle del crollo del Morandi, abbiamo avuto i fondi cosiddetti del riparto IVA all'articolo 18 bis della legge 84-94 per altri 60 milioni, 132 milioni da leggi di finanziamento dedicate a specifiche opere e operazioni finanziarie di mutui per 219 milioni. Fondamentalmente la spesa in conto capitale è gestita, oltre che dalle entrate correnti, dall'aiuto che lo Stato ci dà attraverso manovre sempre approvate dal Parlamento. Sul Recovery Fund, l'autorità portuale ha chiesto risorse per la nuova diga foranea, che nella soluzione prescelta è circa un costo di 1,3 milioni di euro e circa 460 milioni per progetti che vedete nel riquadro in basso a destra, ultimo miglio, accessibilità nautica, ambientali e ultimo miglio ferroviario. Le spese in conto capitale, questa è una slide particolarmente importante. Voi vedete che dal 2017 in avanti gli impegni per aggiudicazioni dall'autorità del sistema sono passati da 57 milioni del 2017 a 280 nel 2019, 267 nel 2020, nel 2021 stimiamo 374 milioni. Questi sono le aggiudicazioni a valere su risorse già del bilancio dell'autorità del sistema per opere integralmente aggiudicate dall'autorità del sistema. In realtà, grazie anche al programma straordinario approvato a valle crollo del ponte, nel triennio 19-21 il piano di investimenti del programma straordinario e del programma triennale ordinario che hanno tutte le autorità del sistema cuba circa 2,3 miliardi di euro. Un importo assolutamente imponente. Nel riquadro a destra vedete alcune delle opere inserite sia nel programma straordinario che nel programma ordinario. C'è ovviamente la nuova diga, c'è la messa in sicurezza e l'ampliamento dei cantieri navali a Sestri Ponente, il cold ironing che ho detto prima, viabilità portuale, ultimo miglio ferroviario, torre piloti, dragaggi, riqualificazione di edifici di pregio come NBIC, l'emergenza Savona, messa in sicurezza del torrente Segno sempre a Vado, nuova viabilità urbana sempre nella piattaforma di Vado, insomma un programma estremamente imponente. Un programma di questo tipo in un paese come l'Italia, nella slide che vedete qua, pone ovvi motivi, preoccupazioni di concreta attuazione, cioè una volta che uno ha programmato le opere poi bisogna spendere i soldi, prima fare gli impegni e poi spenderli. La capacità di impegno dell'autorità Il sistema, cioè l'aggiudicazione, è notevolmente aumentata. Vedete che nel 2017 si impegnava il 35% delle risorse pianificate nell'anno, nel 2018 si sale al 38%, nel 2019 si va al 106%, nel 2020 torniamo intorno al 75%, ma ad importi molto più grossi. Quindi è migliorata la capacità di impegno delle risorse. Nella slide successiva vedete le erogazioni, cioè l'effettiva spesa in conto capitale. Passiamo da 70 milioni del biennio 2016-2017 a circa 90 milioni del 2020, nel 2021 stimiamo 125 milioni. Nei prossimi anni questa autorità dovrebbe arrivare a spendere intorno ai 150-200 milioni all'anno di spese in conto capitale. Passati questi elementi, esaminati questi elementi di bilancio, alcuni elementi che io ritengo importanti per i membri della Commissione, elementi diciamo più strategici. Il tema del gigantismo navale lo conoscete tutti, abbiamo bisogno di investimenti sempre più grandi per poter lavorare navi, che come vedete nel riquadro in basso, la media dei contenitori nel 2019 per ogni toccata di nave è stata di 4.600 contenitori, con addirittura picchi di 7.200 contenitori per le navi più grosse. Cosa sta succedendo nel mondo dello shipping e del trasporto e della logistica portuale? Abbiamo a livello di compagnie marittime concentrazioni sempre più forti tra alleanze. Un tema che voglio segnalare alla Commissione è che un'eventuale posizione dominante in un porto o in più porti da parte di alcuni soggetti può creare una competizione, ad esempio per duplicare opere infrastrutturali in più porti, che non è facilmente contrastabile né a livello di singola autorità di sistema né con strumenti come la conferenza dei presidenti. È importante evitare che si crei una tensione negoziale troppo forte tra questi soggetti e l'autorità di sistema. Stessa cosa sta avvenendo a livello di terminalisti. Le imprese terminaliste a livello mondiale sono sempre più concentrate e lo si vede anche nell'assunzione di partecipazioni sempre più frequenti anche da parte di fondi di investimento dedicati nella gestione dei terminal. Un altro fronte molto delicato che abbiamo affrontato e chiuso anche recentemente a Genova è quello del lavoro portuale. Per contrastare l'automazione c'è bisogno di formazione specialistica. Noi abbiamo avuto un grande aiuto dal Parlamento in questi 3 anni sul fronte del lavoro portuale. Io vi voglio ringraziare per le risorse che ci avete sempre garantito per poter finanziare la formazione, la ricollocazione dei portuali, ma soprattutto le risorse che ci avete garantito per contrastare prima gli effetti del Ponte Morandi e dopo gli effetti della pandemia. Senza le risorse del Parlamento noi non avremmo potuto sostenere le nostre compagnie uniche portuali. Vi do un dato: la compagnia portuale di Genova fa 200.000 giornate avviamenti all'anno, per il Covid ne ha persi 45.000. Senza le risorse che voi avete approvato avremmo avuto il fallimento. Abbiamo avuto l'approvazione recente di un piano di risanamento della compagnia unica che mira a ridefinire i contratti con i singoli terminal, a facilitare i costi, a strumenti di controllo e gestione. L'autorità di sistema, per la prima volta nella storia della compagnia, sottoscriverà strumenti finanziari legati all'attuazione del piano per ristabilire l'equilibrio patrimoniale della compagnia. Un tema ugualmente importante, un fronte molto importante, è la digitalizzazione. Il Covid ha molto aiutato. Noi abbiamo ogni giorno 5.500 mezzi pesanti che arrivano in porto e si interfacciano fisicamente con gli uffici dei terminal. Grazie a procedure di digitalizzazione abbiamo praticamente dematerializzato il contatto fisico tra gli operatori con ottimi benefici in termini di tutela della salute, e anche sul fronte dell'interfaccia ferroviaria stiamo raggiungendo applicazioni e procedure di digitalizzazione dell'interconnessione tra i treni e il porto sempre più avanzate. Sul fronte ambientale, e mi avvio alla conclusione, abbiamo oramai un dialogo costante con i cittadini. La tematica ambientale oramai non è più un'opzione, è entrata a far parte dei documenti di programmazione, in particolare il documento energetico e il documento di pianificazione strategica dell'autorità del sistema. I porti di Genova e Savona stanno lavorando molto sull'elettrificazione delle banchine, l'ho già citato prima, sia cargo che passeggeri, sulla realizzazione di alcune opere, per esempio dove ci sono i terminal più grossi, alcune opere verdi di mitigazione dell'inquinamento acustico e paesaggistico. Stiamo lavorando sulla riduzione dell'utilizzo di carburanti inquinanti, ovviamente applicando la direttiva, ma anche individuando un sito per il deposito GNL, un sito stabile, e su un progetto della Commissione europea di GNL facile, cioè la possibilità di fornitura e gestione con serbatoi più piccoli di mezzi pesanti. Un tema molto sentito a Genova e a Savona, che è quello della messa in sicurezza di siti con depositi chimici, che sono molto vicini ad aree abitate e vanno messi in sicurezza, e si sta lavorando anche su questo. E qui vedete il ruolo di porti gateway, dei porti liguri, lo è anche La Spezia. Io chiaramente oggi qui parlo in gran parte di Genova e Savona. Noi abbiamo sempre avuto un aumento dei container e fondamentalmente questi porti, Genova e Savona, lavorano per l'economia del nord Italia. Lo vedete molto meglio in questo grafico. Vedete qual è il peso di regioni come la Lombardia, il Triveneto, il Piemonte, l'Emilia Romagna. Questa regione in media su queste autorità di sistema che vedete elencate qua, la Lombardia pesa per il 37,5%, per Genova e Savona pesa per il 60%, Piemonte per l'84%, Triveneto 25%, quindi sono veramente porti che lavorano per l'economia del nord. L'obiettivo è quello di passare dal servizio del nord Italia a servire anche oltre le Alpi. Noi abbiamo avuto una stagione delle reti TEN molto forte negli anni 90, poi l'Europa ha perso un po' di forza. Ve lo segnalo perché un'Europa debole ha trovato i porti italiani in una situazione di tensione nelle guerre commerciali che ci sono ad esempio tra il Far East e gli Stati Uniti. Un'Europa forte aiuterebbe a difendere anche i porti italiani. L'ultima slide è l'agenda con alcuni temi. Il primo è rafforzare il ruolo dell'autorità di sistema nella filiera. Oramai la filiera è molto più integrata e quindi l'autorità di sistema deve lavorare su tutta la filiera. Deve essere resa più snella la gestione del demanio e le procedure di appalto. Segnalo che anche il Ministero delle Infrastrutture sta cercando di enfatizzare alcune misure del decreto semplificazioni molto utili, ad esempio in materia di affidamento con procedure negoziate, che non hanno ancora un'adeguata diffusione, ma ci sono elementi del decreto semplificazione molto validi che andrebbero utilizzati. Creare auspicabilmente una cabina di regia a livello governativo per trattare le questioni di carattere internazionale che incidono sulla competitività dei nostri porti, e infine, soprattutto per le misure di politica ambientale e di digitalizzazione, creare un livello di omogeneità e uniformità tra i porti italiani, per evitare che alcuni porti, magari più illuminati, facciano alcuni investimenti, ma che se non vengono fatti a livello di sistema, penso per esempio a GNL o a elettrificazione delle banchine, rischiano di avere un risultato subottimale a livello nazionale. Spero di essere rimasto nei tempi e vi ringrazio. Grazie, dottor Signorini. Le chiedo di togliere la condivisione dello schermo così... Ok, chiedo a questo punto se vi sono colleghi che intendano intervenire. Solo, Presidente, se posso, solo una notazione. Sì, onorevole Mulè. Grazie, Presidente. Grazie, dottor Signorini, perché insomma vuol dire che per una volta il Parlamento e l'autorità portuale, più di una volta nel suo caso, come dire, è stata esplicitata in maniera chiara ed esaustiva come la collaborazione tra istituzioni generi poi benessere per chiunque. Io ho soltanto due notazioni. Una riguarda il contenzioso, perché vedevo nelle slide che ci ha mostrato che il dato del 2021 proietta una cifra di 15 milioni, se non vado errato vado a memoria, che sostanzialmente è quasi il doppio rispetto a quella del 2020 che si assestava intorno agli 8 milioni di euro. Volevo soltanto sapere se si tratta di un accantonamento precauzionale, come si fa nelle aziende ad esempio per il contenzioso legale, per cui non si prevede quella possa essere la mole delle cause, o se invece avete, come dire, già evidenze diverse. La domanda invece, diciamo, più centrale è quella legata alla diga foranea e alle opere che lei ha elencato per il Recovery Fund. Queste opere, nella proiezione che lei ha fatto, laddove venissero completate nei tempi che lei ci dirà peraltro abbastanza rapidi per quanto riguarda la diga foranea, che tipo di volano vi aspettate, di moltiplicatore vi aspettate per il porto di Genova? Ancora grazie e complimenti. Grazie, onorevole Mulè. La parola... Sì, Presidente Paita. Ovviamente se non ci sono altri prima, posso andare? Sì, sì, prego, prego, non ci sono altri registrati, anzi chiedo chi volesse intervenire, magari di registrarsi tramite, diciamo, la piattaforma stessa, alzare la mano così noi lo vediamo in base anche all'ordine. Grazie. Beh, mi pare, diciamo, che l'illustrazione metta in evidenza un lavoro positivo che in questi anni è andato avanti, e anche un lavoro di reazione rispetto alle difficoltà che potevano rischiare di travolgere il porto di Genova. Per le difficoltà, diciamo, complessive, ovviamente credo meriti un'annotazione ovviamente la vicenda del crollo del Ponte Morandi, ma anche le difficoltà autostradali che si sono avute, diciamo, durante questo periodo, e che hanno sicuramente contribuito a determinare una situazione di sofferenza per quanto riguarda la portualità. Quindi mi pare, diciamo, che si possa dare un giudizio positivo sia, diciamo, a livello di programmazione che rispetto alla reazione, rispetto alle come dire, patologie, anomalie che sono intervenute in questo periodo particolarmente difficile, a cui non da ultimo bisogna aggiungere anche il tema del Covid. Io ringrazio il Presidente Signorini per avere in qualche modo riconosciuto anche un lavoro importante che il Parlamento ha svolto a sostegno della portualità e a sostegno del lavoro della portualità per quanto riguarda il tema della compagnia. E la prima domanda ovviamente è in riferimento a questo. Noi siamo intervenuti in più di un'occasione, diciamo, con finanziamenti che hanno sostenuto dapprima nel decreto Genova, poi successivamente con svariate iniziative parlamentari il lavoro portuale e la sicurezza del lavoro portuale. Questo ho letto, diciamo, anche di recente da articoli di stampa, è in qualche modo, diciamo, collegato a un processo di ristrutturazione e di risanamento circa il quale l'autorità portuale ha siglato un accordo e magari potrebbe essere questa l'occasione per entrare un po' più nel merito, diciamo, di questa pagina molto importante per la portualità genovese e savonese, anche in riferimento al modello del tutto particolare, diciamo, di organizzazione portuale che c'è in quella realtà. Quindi le chiederei, diciamo, qualche dettaglio aggiuntivo. L'altra considerazione è riferita invece al tema della diga foranea. Io personalmente vado molto fiera del fatto che proprio in questa fase, diciamo, storica si sia svolto un lavoro prezioso di semplificazione e velocizzazione delle opere dentro il decreto che è stato citato, il decreto semplificazione, ma in più che sia stato definito all'interno di quel decreto un elenco di opere importanti rispetto alle quali si applica, diciamo, anche la modalità del commissario, quindi la modalità che in qualche modo viene è stata come dire anticipata nelle vicende Expo, decreto Genova, e che mano a mano è andata affinandosi come strumento, diciamo, vero e proprio di velocizzazione dei percorsi, e la diga foranea di Genova è stata inserita dentro, diciamo, questo decreto. Volevo chiedere una valutazione rispetto, diciamo, a questa occasione che è stata individuata e collegato a questo magari, appunto, se il Presidente Signorini vuole anche farci una brevissima annotazione rispetto alle opere che erano state individuate dentro il decreto Genova e che facevano parte, diciamo, della sfera portuale, per darci, diciamo, uno stato di avanzamento anche, diciamo, di quegli interventi. Mi sembra che sicuramente il lavoro di questi anni abbia prodotto, diciamo, dei positivi risultati. Una delle condizioni di questi positivi risultati è stata anche l'interazione, lo scambio costante, diciamo, che tra l'autorità portuale di Genova e il Parlamento è avvenuto nei passaggi chiave. E quindi, diciamo, di fronte alle sue risposte, alle osservazioni, diciamo, di dettaglio che ho fatto, voglio anche in qualche modo garantire al Presidente Signorini che questa collaborazione, questo dialogo sarà anche una delle connotazioni principali che porteremo avanti anche nel prossimo futuro e quindi nel suo prossimo mandato. Grazie collega Paita. Io non vedo altri colleghi che vogliono intervenire. Allora aggiungo io un'osservazione, dottore Signorini. Le chiedo una sua, diciamo così, il suo punto di vista su quanto sta accadendo con l'Unione Europea in merito alla questione della tassazione diciamo, a cui praticamente devono essere sottoposti i porti italiani, che credo non sia più di tanto il problema dell'ammontare, per esempio, che quindi i porti si ritroveranno magari a dover pagare. Non credo che sia questo il tema, diciamo, o meglio il pericolo di fronte al quale ci troviamo, ma individuare con l'Unione Europea e definire bene la natura giuridica dei nostri porti, perché giustamente, come lei ha fatto ben notare nella sua relazione, nella slide in particolare sulle entrate, per esempio, no? Che ha ricevuto il porto di Genova nel corso degli ultimi anni, ha messo in evidenza tutta una serie, diciamo, di contributi. Bene, nel caso in cui per l'Europa i porti italiani dovessero diventare totalmente delle imprese, è chiaro che questi contributi poi potrebbero anche correre il rischio di essere visti come aiuti di Stato, e quindi penso, diciamo, il tema della discussione con l'Europa non è tanto l'ammontare delle tasse che i nostri porti diciamo, dovrebbero pagare, ma più che altro proprio individuare con l'Europa la natura giuridica. Volevo avere da lei, appunto, un parere su questo. Grazie. Sì, benissimo. Mi sentite? Sì, sì, prego. Allora, sì, effettivamente parto dall'inizio. Le spese per il contenzioso ogni anno diciamo, per il bilancio successivo, c'è anche un elemento di prudenza, cioè un accantonamento che spesso si rileva un po' superiore. Il vero problema di questo ammontare significativo sono le cause per epitelioma, per amianto, che purtroppo negli anni passati, ora fortunatamente non è certamente più così, ma dati i grandi volumi di lavoro portuale a Genova, quando non c'erano le protezioni, e quindi noi stiamo andando ora ad avere un volume di cause con condanne, anche qui fortunatamente c'è un fondo finanziato dal Parlamento che assorbe parte di queste risorse, però è diventato molto voluminoso, quindi è una cifra che balza agli occhi, ma è sicuramente giustificata da quello. Sulla diga, ovviamente la diga è la più importante opera marittima, una delle più importanti nel Mediterraneo sicuramente degli ultimi decenni. Il Tecnital, che è la capofila del raggruppamento che ha sviluppato la progettazione di fattibilità tecnico-economica, ha vinto la gara di progettazione confrontandosi con le più grandi imprese di progettazione mondiali, giapponesi, olandesi, perché è un'opera di grande, anche molto sfidante dal punto di vista progettuale. Va a circa 700 metri dalla costa, dalle banchine, a una profondità di 40 metri, quindi è una situazione di correnti, di venti, un'opera sicuramente sfidante. Il progetto di fattibilità è completato, l'opera, come è stato detto, è nel programma straordinario approvato a valle del crollo del Ponte Morandi. Noi abbiamo, cioè la società di progettazione ha sviluppato, come richiede la normativa europea, un'analisi costi-benefici. L'elemento più importante dell'analisi costi-benefici è il seguente. Da una parte abbiamo l'evoluzione, come dicevo prima, delle tipologie di navi e delle infrastrutture portuali necessarie per lavorare queste navi, no? 19.000, 20.000 TIU, si richiedono dragaggi sempre più forti, specchi acquei maggiori, banchine molto robuste e attrezzaggio ai terminal particolari per lavorare navi così grandi. Senza lo spostamento della diga foranea di Genova, dove attualmente è, la diga è a 170-180 metri dalle banchine. Voi considerate che le navi di ultima generazione hanno una larghezza di 65 metri, praticamente con una nave di quel genere accostata nel canale non passano più navi. Quindi il vero tema è che non facendo lo spostamento della diga noi non avremmo più la possibilità di accessibilità tecnico-nautica nel bacino storico di Genova, con conseguenze molto negative sia per le navi cargo, sia per il bacino di evoluzione delle grandi navi da crociera che fanno l'evoluzione attualmente all'interno del porto, ma con la diga esistente abbiamo già raggiunto i limiti di evoluzione. Quindi l'analisi costi-benefici, ovviamente, considerando anche i benefici sociali, nel senso che essendo un'opera finanziata integralmente dallo Stato non si ripaga da tariffa, ma considerando tutti i vantaggi diretti e indiretti dell'indotto, cioè il lavoro ai terminal, l'occupazione, investimenti, la filiera, ha un'analisi costi-benefici sicuramente positiva ed è nel dossier di progetto che può essere messo a disposizione di tutti i componenti della Commissione, perché è stato completato venerdì. L'opera ovviamente beneficia di alcune procedure derogatorie approvate con la legge 130 dopo il crollo del ponte, ma qui voglio di nuovo tornare sul decreto semplificazioni, la legge 120 del 2020 di quest'anno, perché l'articolo 4,2 riprende proprio la possibilità di affidare opere con tutte le deroghe del Ponte Morandi. Il legislatore mi sembra che da questo punto di vista abbia affermato in modo netto, a distanza di 2 anni, la volontà di snellire molto le procedure di affidamento e ci teneva a richiamare questo punto del decreto semplificazioni. Tra le altre opere del programma cito sicuramente come molto rilevanti le opere che abbiamo affidato alla fine del 2019 per rivedere la viabilità di accesso al bacino storico di San Pier d'Arena, 135 milioni di opere che consentiranno di separare il flusso dei mezzi pesanti in uscita dai caselli di Genova Ovest e di Genova Aeroporto per l'entrata in porto. I cantieri apriranno a gennaio-febbraio del 2021, dopo aver fatto la conferenza dei servizi e l'approvazione di tutti i progetti. Abbiamo in aggiudicazione l'ampliamento dell'aerostazione. Voi sapete che l'autorità portuale è proprietaria dell'aeroporto di Genova, quindi nel programma abbiamo inserito l'ampliamento dell'aerostazione. Abbiamo aggiudicato la riqualificazione dell'NBIC, che è questo grande edificio, questo silo sgranaio in cemento armato immenso, domina il porto storico di Genova e verrà riqualificato a partire dal 2021. E voglio citare di nuovo come due interventi abbastanza importanti, quelli di elettrificazione delle banchine del porto passeggeri sia di Genova che di Savona. Chiunque conosca queste due città sa che avere 5 grandi navi ferme in porto con i fumi delle navi perché i motori sono accesi per i cittadini è un punto molto critico. L'elettrificazione eliminerà completamente il problema dei fumi in porto, e questo per i cittadini è un elemento molto sentito. L'ultimo che voglio citare è l'ultimo miglio ferroviario sia a San Pier d'Arena che nella terminal di Singapore, gestito da Singapore a Prà, che è uno dei più grandi terminal del Mediterraneo. Avere l'ultimo miglio ferroviario di nuovo decongestiona la viabilità pesante, quindi mi sembrano opere molto importanti. Sulla tassazione, il tema, ahimè, lo dico perché purtroppo c'era da aspettarlo, io non è che voglio dirlo parlare, tanto non avrebbe senso, però per un'impostazione molto consolidata anche della giurisprudenza europea, purtroppo la natura di impresa di alcune attività dell'autorità di sistema era abbastanza prevedibile che la Commissione europea l'ha voluta affermare e la vorrà affermare. Noi siamo enti pubblici non economici, la Commissione europea non sembra voler accogliere la posizione italiana, che è quella di dire siamo enti pubblici non economici, quindi non abbiamo natura di impresa, non svolgiamo attività di impresa, non dobbiamo essere tassati per attività di impresa, anche perché abbiamo moltissimi vincoli all'operatività, non così per molte autorità portuali tipo del Nord Europa. Purtroppo la Commissione europea non ci sente. Faccio un esempio paradigmatico, Presidente. Noi prima avete visto i canoni, no? L'autorità di Genova raccoglie 40 milioni di euro all'anno di canoni, cioè quello che noi chiediamo ai terminalisti per avere le aree portuali. La Commissione europea dice che questa è puramente un'attività reddituale, tipica di impresa, e deve essere soggetta a tassazione. Se così deve essere, ma questo lo dico perché poi sarete voi che vi dovrete occupare in prima persona di questo tema. Se deve essere che dobbiamo comunque riconoscere una forma di tassazione, allora è giusto che però le autorità del sistema portuale vengano messe sullo stesso piano delle altre autorità portuali europee in termini di agibilità, cioè dobbiamo poterci muovere come loro, perché se abbiamo i vincoli di un ente pubblico e poi siamo tassati con una corporation di Anversa, allora lì qualcosa chiaramente non funzionerà più. Da questo punto di vista io ritengo che l'Europa alla fine ci tasserà, quindi mi sensibilizzo molto sul darci la possibilità a quel punto di competere con loro ad armi pari. Grazie dottor Signorini, ci sono altri colleghi che intendono intervenire, a questo punto la ringrazio nuovamente per il suo intervento e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie a voi.